È successo di tutto in questo fine settimana fra sabato e domenica. Davvero non ci siamo fatti mancare niente. Pensate, la mattina viene prescritto Berlusconi, la sera viene immediatamente prescritto, nel senso che è stato non convalidato, il gol del Milan contro la Juventus. Quindi grande casino sui giornali per la prescrizione di Berlusconi, e apro una parentesi, ma insomma, se rinuncia alla prescrizione forse siamo tutti contenti e vediamo come va a finire, anche perché la vera domanda è: ma senza tutte quelle leggi ad personam sarebbe arrivata la prescrizione facendo i conti? Non credo. Tornando invece a San Siro, al Meazza, beh, effettivamente il gol era gol, ma macroscopico, quasi quasi ridicolo, quasi un gol alla Charlot, non dato in questo senso. Ebbene, questo mi fa pensare che forse il calcio sta tornando meravigliosamente indietro. Pensate, il vero rischio sono le scommesse devastano il calcio, come hanno devastato l'Ippica, e potrebbero ridurre il calcio a zero, potrebbero azzerarlo. Invece, tutte le polemiche del gol, non gol, del Milan e Juventus si sono martoriati fra dirigenti, tecnici, capitani, Buffon che dice non avrei cosato, non l'avrei detto all'arbitro comunque, cioè cose che normali con tutte le virgolette del caso. Insomma, tutto ciò che faceva il calcio e che farebbe il calcio quello che è sempre stato, beh, mi commuove. In realtà questo è un segno del calcio di ieri, non del calcio di oggi. Il calcio di oggi è fatto appunto nel senso peggiore delle scommesse, nel senso più avanzato tecnologico dalle nuove misure per verificare se è gol non gol, con la moviola, con la telecamera sulla linea di porta, con 18 arbitri distribuiti nel perimetro del terreno, lungo il perimetro del terreno di gioco. Insomma, tutte queste cose qua, cosa che fanno discutere naturalmente gli alti papaveri della FIFA, di cui uno non ha giocato a calcio, l'astuto Blatter, una sorta di contrabbandiere, fra virgolette, per carità, del calcio internazionale, presidente della FIFA, e l'altro, Platini, invece a calcio ha giocato, e ha giocato anche bene, ed è presidente della UEFA, cioè la Federazione Europea. Ecco, loro discutono di tecnologie da introdurre oppure no. Nel frattempo in Italia accuse di tutti i tipi, Conte che gli ha detto voi siete la mafia, l'allenatore della Juventus, non so, una meraviglia, un film. Chiunque si fosse immaginato un copione di questo genere sarebbe stato sconfitto dalla realtà, esattamente come è sempre successo e come naturalmente i soldi in aumento fino all'altro ieri nel calcio hanno favorito che succedesse, ingigantendo il fenomeno. Però mentre io vi racconto questa storia mi viene in mente che forse è esattamente la storia di Calciopoli, per cui c'è stato il famoso scandalo con le prime sentenze e tutto il resto, i dubbi sul tipo di inchiesta e tutto il resto. Ebbene, se questo è il vecchio calcio e se questo lo colleghiamo per associazione di idee a un Moggi, oggi chi è Moggi? Non fa soltanto rima. C'è bisogno di un Moggi. Se si pensa che il calcio di prima sia stato, come dire, una sorta di congiura fatta da qualcuno ai danni di tutti gli altri, adesso che quel qualcuno è, tra virgolette, in galera, o comunque in condizioni di non nuocere, radiato da una parte, condannato in primo grado dall'altra, in via penale, adesso chi sta facendo il Moggi? Interessante, eh? Sembra NCIS o qualcosa del genere, o Miami Vice. Chi è che scoprirà oggi chi fa il Moggi? È questa la domanda per partite e partiti.